Leggende, fantasie e credenze popolari si intersecano a volte dal mistero alla ricerca di una verità. Sono spesso collocati in luoghi del mezzogiorno, ove tracce e racconti popolari le rendono ancor più suggestive. E quella del Monacello, la leggenda che circola anche nel nostro paese. Uno spiritello burlesco che si aggira tra le mura di un ex convento in attesa di espiare forse la colpa di un peccato. Ma chi è il Monacello? Una leggenda che ha origini plurisecolari che la scrittrice Matilde Serao ha inserito nella sua opera del 1881 Leggende napoletane, tracciando un'assoluta identità. Si racconta di un fatto avvenuto nel 1445 durante il regno di Alfonso d'Aragona, storia di un amore proibito e del frutto di un peccato. Un amore contrastato tra Catarinella Frezza, figlia di un ricco mercante di stoffa, e il suo garzone, Stefano Mariconda, ma che clandestinamente vive la sua passione durante incontri notturni e sui tetti dei palazzi di Napoli. Ma fatalità volle che fu proprio durante un incontro notturno che Stefano Mariconda perse la vita precipitando da un palazzo e la povera Catarinella, in dolce attesa, fu punita e rinchiusa in un monastero dove diede alla luce il frutto del peccato. Ne nacque un bimbo un po' deforme e la povera Catarinella,
Quando fu in grado di indossare il saio, lo affidò alle mani della Madonna affinché lo graziasse. Miracolo che non avvenne mai. Pare che in seguito il bimbo ormai cresciuto si aggirasse per i vicoli di Napoli e che, manifestandosi burlescamente, appariva e scompariva a suo piacimento. Fino a quando, scomparso del tutto, si volle far credere che fu ucciso e buttato il corpo nella fogna. Se di leggenda si tratta, la nostra racconta di un bimbo cosiddetto Monacello che si aggira tra i ruderi di un ex convento di suore a Marsico Nuovo, la cui curiosità adolescenziale a volte ci ha spinto ad avventurarci tra cunicoli e sotterranei dell'ex monastero, l'incontro del quale, secondo dicerie popolari, sarebbe stato foriero di immane fortuna. Che sia storia o leggenda, è il fascino che in entrambi i casi ne avvolge il mistero. La leggenda del Monacello è ambientata tra i ruderi del vecchio monastero di San Tommaso di Canterbury. Questo, infatti, è uno dei luoghi a maggiore densità storica dell'intera cittadina. Fu il conte di Marsico Guglielmo d'Altavilla a finanziare la costruzione del monastero nel 1179 sui ruderi di un antico fortilizio di epoca longobarda. La singolare dedica a San Tommaso di Canterbury ha motivazioni storiche di respiro europeo. Fu la regina di Sicilia Giovanna d'Inghilterra ad ottenere da suo cugino Guglielmo di Marsico che il nuovo monastero fosse intitolato a Tommaso Becket, che solo 9 anni prima era stato assassinato dai sicari di Enrico II Plantageneto. Con questa ed altre dediche Giovanna cercava di porre riparo al misfatto del padre. Nel 1285 le monache dell'ordine benedettino subentrarono ai frati agostiniani nel possesso del monastero. Intorno al 300 vi era badessa Agnese, nipote di San Tommaso d'Aquino. Si dice che lo stesso santo Aquinate sia passato in questo monastero sul finire del 1273, quando giunse a Marsico per salutare sua sorella Teodora, moglie del conte Ruggero Sanseverino. A metà del 400 il monastero aveva già raggiunto il suo zenith per fama e ricchezza. Tutte le famiglie nobili del circondario vi tenevano una loro rappresentante e Masuccio Salernitano volle ambientarvi un racconto del suo novellino. Il terremoto del 1857 e le leggi eversive dell'asse ecclesiastico seguite all'Unità d'Italia segnarono la fine della gloriosa e plurisecolare storia del monastero. Oggi, tra i ruderi del monastero, nel silenzio della storia, c'è solo il girovagare goliardico del Monacello.